Pagine di rilievo del bilancio dello Stato. C'è una pagina che mi ha colpito, che trova il suo controcanto anche nel bilancio della Regione Abruzzo, nel bilancio delle ASL abruzzesi, nel bilancio del Ministero della Difesa. Diciamo, sono tutte pagine che possono essere riassunte sotto questa denominazione. Si chiama Global Service. È una parola che va in compagnia con altre parole inglesi. Il senatore Felicetti prima diceva che non era venuto al Comune di Pescara perché della convention non aveva colto il fatto che l'invito arrivava attraverso SMS. Il Global Service è una maniera per dire che c'è una spesa forte, consistente, per comprare un prodotto a corpo. È una maniera di comprare a corpo. Voi sapete che come i cittadini anche le imprese comprano o a misura o a corpo. Il Global Service compra a corpo, la metto così per non entrare nei particolari. 160 miliardi di euro è il numero riferito al costo dei Global Service. Allora io vi assicuro, ma non solo perché lo dice anche qualche persona liberata di Banca d'Italia, anche qualche persona seria delle nostre università italiane che non danno sempre carne di decisione per il governo del paese, anche intellettuali puri che continuano a studiare perché hanno scelto di studiare e di far sapere. 160 miliardi di euro per i Global Service possono benissimo equivalere a 100 miliardi di Global Service. Con 60 miliardi di risparmio ci si fa tutto quello che serve ai comuni dell'Italia, e quando l'Italia ha prodotto e ha funzionato, c'è un grande storico inglese, Max Smith, che ha detto che c'è una fase in cui l'Italia ha funzionato, funzionano le imprese, i comuni erano agenzie di sviluppo che erogavano diritti, c'era davvero il benessere della collettività, noi avevamo una condizione in cui le opere si facevano, i cantieri si aprivano, le tute degli operai dei cantieri si sporcavano di cemento e la risorsa pubblica veniva concepita per dare energia a questo tipo di realizzazioni. Io mi auguro, sono convinto, che il contributo di eletti che partirà dall'Abruzzo sarà all'altezza della situazione. Sono convinto che da questa squadra di eletti noi non avremo degli ossequianti, dei dicenti sì, anche perché abbiamo una grande tradizione di parlamentari importanti della storia abruzzese. Quelli che hanno fatto fare le autostrade, quelli che hanno concepito il porto, c'è stato un parlamentare che io vorrei e spero di poter far conoscere, riconoscere all'Abruzzo, un parlamentare di Roccaraso che da parlamentare si mise alle calcagna del ministro dei lavori pubblici di allora, parliamo attorno al 1870, è quello al quale si deve grande parte della prima ferroviarizzazione abruzzese, l'onorevole Angelone di Roccaraso, questo da parlamentare semplice. Non aveva grandi cognomi, non era figlio di ambasciatore, non aveva nulla dietro di sé, se non la rabbia contro i problemi della sua terra. Noi abbiamo tanti parlamentari che verranno eletti, molto bravi, che vengono da una filiera di impegno certo. Noi dobbiamo fare come seppe fare Angelone. Si attaccò alle calcagna di Silvio Spaventa, ministro dei lavori pubblici di bomba, e gli disse: tu fai quello che ti pare, dimmi quello che vuoi fare. Lui disse: per me la priorità è la nazionalizzazione delle ferrovie, io te lo faccio fare questo, ma devi concordare con me che cosa si fa in Abruzzo, e oltre a quello che deve essere fatto in Abruzzo io voglio anche la elettrificazione dei pali di luminosità delle città abruzzesi. Questa si chiama combattività, competitività, questa si chiama rappresentanza di qualità. Io sono convinto che il centro-sinistra, il PD, i democratici saranno all'altezza di questa sfida, aiuteranno l'Abruzzo ad essere terra di modernità. Buon lavoro! Non vi alzate che adesso c'è un intervento dei capilista e la conclusione del senatore Marini. Allora io chiederei... Salgano tutti e tre sul... un grande applauso. Stefania Pezzopane, Giovanni Leggini e Presidente Marini. Silvio, dov'è Silvio? Silvio Paolucci, qua. Amiche ed amici, trattenetevi che questo è un momento con il contributo di grande, Giovanni, grande applauso, Stefania e Franco e anche Silvio, se c'è, la serata sarà completa.
Presidente, ancora più forte l'applauso. Grande, grande lavoratore del Senato della Repubblica, io lo seguo spesso anche in radio, tutti i suoi interventi, Giovanni Legnini. Dico una cosa semplice, però una coincidenza, non so di che segno è Franco Marini. Dovresti immaginare un ariete ovviamente. O c'è dopo. Sei accompagnato bene, il caso, due capilista, Nadro e Duco Cialosta, due Capricorno, e quest'anno sarà dura per gli altri. Cominciamo con la Femminuccia, dai. Ieri sera ci siamo visti, appena ieri sera all'Aquila, bellissima serata. Stefania Pezzopane, non ti voglio bene, ti amo. Ecco la Femminuccia che purtroppo non piace a Chioni, che vogliamo fare, lui preferisce Razzi. Che dobbiamo fare? Sono cose che capitano in questa regione. Vediamo un po' se però la gente di questa regione preferisce noi, proviamoci un po'. Forse ci sono buone ragioni per farci preferire dal nostro popolo, dalla nostra gente. Una di queste è che non abbiamo mai perso di vista, mai, mai e poi mai, i bisogni e le necessità della nostra gente. E anche in questa stravagante campagna elettorale, in cui ci sono le televisioni che parlano di determinate cose e la gente che parla di tutt'altre cose, noi abbiamo provato a distinguerci. E ringrazio quindi il PD di Pescara, Luciano e tutti voi per volerci dedicare questo incontro così bello a chiusura della campagna elettorale, per specificare, per raccontare, per provare insomma a dare l'ultima spinta, quella decisiva, per portarci a vincere le elezioni e a creare, a costruire un'Italia giusta e anche un Abruzzo giusto. Noi ce l'abbiamo sempre messa la nostra faccia. Riccardo Muti, quando è venuto all'Aquila, Luciano, a inaugurare il conservatorio, disse una cosa molto bella: chi non suona non stona. E qualche volta si stona, ma perché hai suonato? C'è in questo nostro Abruzzo chi non suona mai, chiaramente non stona perché non suona, ma non suonando sta creando una situazione di grave, grave impasse. Lo stesso accade nel nostro paese, dove a dire il vero qualcuno suona, suona male, stona troppo. E il paese in effetti è frastornato tra il silenzio di chi non suona e non stona mai e il rumore assordante di chi invece non ce la fa a suonare, fa solo rumore. E purtroppo con questo rumore l'Italia è arretrata. La campagna elettorale serve per dare una prospettiva. Barack Obama, nel suo discorso alla nazione, ha detto: per gli Stati Uniti il meglio deve ancora venire. Io penso che anche per l'Italia il meglio deve ancora venire. Però non è un meglio che viene dall'alto, o che viene per un miracolo, o che viene perché ci sono dei professori che producono il meglio, o perché ti arriva una lettera a casa